Ciao a tutti ragazzi! Devo fare il conto. Ah ok, riniziamo. Sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Fitness Channel. Sono Maga, lui è Dalma e oggi sta facendo i muscoli col nuovissimo omnibus della Panini Comics. Abbiamo Secret Warriors, questa maxi storia in questo maxi volume da 900 pagine, quindi bello ciccione, e che ha anche un team in gran parte italianissimo. Sì, abbiamo tre disegnatori italiani dentro bravissimi che hanno fatto un po' anche la fortuna di questo omnibus e di questa storia. Nello specifico troviamo Alessandro Vitti, Caselli e Gugliotta. Il team creativo non si ferma qua, perché chi l'ha scritto, o meglio all'inizio del progetto, c'era il mitico Brian Michael Bendis. C'è ovunque ormai, è un po' dappertutto, anche creatore, padre fondatore dell'universo Ultimate, del compianto universo Ultimate. E qui poi ha dato in mano le redini a Hickman, che ha fatto un lavoro. Infatti lo chiamano praticamente il papà di Secret Warriors. Io direi di celofanare il nostro piccolo omnibus a scaglie. Attenzione a non farsi male durante questa procedura delicata, perché se cade su un piede, metatarso, ciao. Oh! Qua ci vuole Hulk. Non c'è nei Secret Warriors comunque. Per questo cellophane indistruttibile. Senti il profumo. Abbiamo il cellophane in adamantio, in vibranio. Ragazzi, non drogatevi, ma drogatevi di questo profumo della pagina stampata. È bruttissima come roba. Comunque, eccolo qua. Ora lo apriamo anche per voi per la prima volta. E bisogna dire che comunque sia a livello di stampa che anche di disegni e tutto il resto è veramente una storia epocale. Dentro troviamo anche dei extra come le copertine dei vari volumi, e poi c'è in fondo degli schizzi e come sempre a lato troviamo gli autori e appunto un intro alla trama nella parte sinistra del nostro omnibus. Si può anche togliere come sempre, sì, la sovracopertina. Chiaramente la copertina del cartonato è abbastanza anonima. Però se volete esporre il volume in libreria senza rischio di trovare quelle odiosissime pieghe sulla base della sovracoperta, potete anche toglierlo, metterlo da parte e tenere solo il volume nudo e crudo. Ma per invogliare i nostri amici all'acquisto di questo volume, cosa possiamo dire sulla storia, visto che i Secret Warriors non sono tanto conosciuti? Continuo. Mi sto caricando perché lancio una bomba. Vabbè, non sono tanto conosciuti nell'universo Marvel ai non esperti del mondo fumettistico. Per chi se lo stesse chiedendo, questo gesto è ascoltate lo zio Dalm. Vi piacciono le serie TV? Vi è piaciuta Agents of S.H.I.E.L.D.? A chi sì, a chi no, nella terza stagione i Secret Warriors ci sono! Mari non sono quelli presi dalle pagine, però abbiamo Quake, ovvero Daisy Johnson, abbiamo Slingshot, abbiamo Yo-Yo, Rodriguez, abbiamo altri personaggi. Però questo supergruppo nasce in maniera diversa. Se nella serie TV abbiamo il gruppo capitanato, diciamo, dall'agente Coulson, nella serie fumettistica questo gruppo è messo insieme da Nick Fury. Ebbene sì, qua in versione bianca caucasica, che dopo gli avventi di Guerre Segrete si ritrova non più a capo dello S.H.I.E.L.D. e durante gli eventi di Secret Invasion, quindi queste invasioni Skrull che si sono nascosti tra noi, tra i comuni mortali, da chissà quanto tempo, lui decide di, con l'aiuto di appunto Daisy Johnson alias Quake, di assemblare un gruppo di ragazzi, figli di criminali e supereroi, chiamato appunto Secret Warriors. Questi supereroi sono sacrificabili per lui, lui per arrivare ai suoi scopi non guarda in faccia a nessuno, infatti è una spy story molto intricata e ci sono doppi giochi, tripli giochi, 25 milioni di giochi per arrivare alla fine del volume. Comunque c'è la guerra infinita tra S.H.I.E.L.D. e Hydra, sì. Quindi insomma abbastanza orecchiabile anche per chi questa storia non l'ha mai letta, non ha mai sentito parlare di Nick Fury eccetera. Una bella spy story, sì, a vincente, che consigliamo, aiutata come abbiamo detto prima da un team di artisti eccezionale che ha fatto dei lavori stupendi. C'è tavole bellissime che hanno arricchito la storia di Secret Warriors. A me è veramente piaciuto il lato grafico di questa storia. Sì, beh, perché italiani, soprattutto Caselli, che è bravissimo. Caselli, anche Vitti. Beh, in realtà tutti e tre. Tutti e tre, Gugliotta, insomma, tutti e tre bravi. Se ci state guardando, tanto love. Sì, beh, Italian style.
Esatto, e poi vabbè, Bendis e poi Hickman che hanno portato avanti questa serie, hanno fatto un ottimo lavoro. Con questo omnibus avete tutta la shot di Secret Warriors, ma ricordiamo che nella seconda metà del 2018 è previsto il ritorno di un super gruppo, altri super Secret Warriors, però con appunto protagonisti diversi, eccetera. Siamo molto curiosi perché questo ci è piaciuto, vediamo se ci piacerà il prossimo. Anche come sempre ci abitua la Panini dietro, mostra le copertine dei vari volumi all'interno dell'omnibus. Abbiamo Mighty Avengers 13 e 18, Secret Warriors dall'1 al 28, Dark Reign The List, Secret Warrior bellissimo, mi è piaciuto tantissimo quella volta, e Siege Secret Warrior e Dark Reign The New Nation. Quindi tocca un po' gli eventi di quel tempo, sì, come esatto. Storyline. E questo Nick Fury che non si capiva mai se era Nick Fury vero o era quello finto, perché lui ha milioni di corpi robotici in giro, eccetera. Ricordiamo che durante Dark Reign fa il suo ritorno sfumeggiante, quando c'è appunto il regno in mano a Norman Osborn, che troviamo dentro che troviamo dentro il volume. Insomma, ragazzi, che stiamo qua ancora a dire che cacchio, cioè basta, compratelo. Vi diciamo anche il prezzo, il codice EAN è 9788891233 295. Si vede quando dà il negasato con fumetto, perché lui esplode. Bello. Come si nota quando magari io ho quel personaggio che mi piace di più. Ad Almo questa storia è piaciuta tantissimo, anche a me, per carità, è una storiona da avere in collezione, ma lui proprio tremava quando era gasatissimo, mi ricordo, perché era un po' gli albori di quando conoscevo Dalmo, erano un po' gli inizi, sì, quando è uscita questa storia. Tanto che l'ho ripreso anche in Omnibus, perché avevo a casa tutti i stilati, cose raccolte, eccetera. Dai, questo è un po' la storia della nostra amicizia, questo Secret Warrior, un po' l'inizio. Sì, siamo noi guerrieri segreti. E siamo giunti alla fine di questo video. Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel, sia su Facebook che su YouTube. Qui su YouTube con una cosa segreta che si chiama click. Una cosa segreta che si chiama click, che si chiama tasto sinistro del mouse. Potete attivare la nostra mitica campanella. Hai anche così per capire qual è così tasto del mouse. Così facendo restereste sempre aggiornati temporali sull'uscita dei nostri video. Come sempre io ritorno all'inizio, perché non mi ricordo. Scusate, nel nostro canale facciamo unboxing, review di stato, video. Ma che cazzo di chiusura facciamo? Ma sì, ragazzi, iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel, perché siamo due dementi. Sia su Facebook che su YouTube, qui con una cosa segreta. Ah no, non era ripartito dall'inizio. Vabbè, siamo anche su Facebook, siamo su Telegram e siamo anche su Instagram. Continuo io perché Maga sta morendo. Su Instagram. Per tenere questo pezzo. Sì, sì, sì. Maga su Instagram mette una foto nerd praticamente ogni giorno, quindi se volete vedere un nerd, cosa nerd, sulle cose nerd, tutto nerd. C'è Maga, ci sono anch'io, un po' nascosto, trovatemi tra i tag di Maga, eccetera, eccetera. Noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Io sono un virtuale, utilizzate il nostro hashtag. Ciao ragazzi, abbiamo fatto un casino della Madonna, spero che non mettiate un dislike a questo video. Ciao.